Amici ed amiche, una buona, buonissima giornata a tutti da Unirea TP. Eccoci qua finalmente ancora con il nostro mitico, mitico Vic 20. Lo so, ho portato pochissimo fino adesso per il Vic 20, ma che ci volete fare? Ginevra voglio vedere oggi, voglio vedere Ginevra, cosa una special playgames. La bellissima principessa Ginevra è tenuta prigioniera nel castello del perfido Cavaliere Nero. Tu con il coraggio che ti contraddistingue e con tre vite a disposizione hai deciso di correre in suo soccorso per liberarla e sperare nel suo amore. Attraverso 15 schemi di crescente difficoltà dovrai affrontare ostacoli quali palle di fuoco, armigeri, voragini, eccetera, eccetera. Perché voglio portare Ginevra? Perché Ginevra, superando gli schemi senza perdere vite, superando gli schemi senza perdere vita avrei punti bonus. Ok, Ginevra è Hunchback per Vic 20 io non l'ho mai visto, ho adorato la versione Commodore 64. Hunchback è un grandissimo arcade, bellissimo, l'ho già portato appunto la versione Commodore 64, già finita, ma non ho mai avuto il piacere di provare la versione Vic 20. Lo faremo adesso, scusate, ho portato poco per il Vic 20, ma vorrei portare di più, ma ho già un sacco di rubriche, ho poco tempo e non basta una vita per vedere tutto il panorama retro game. Ci proviamo, ci troviamo qualche piccola soddisfazione nel mio caso, perché per me il Vic 20 è tutto un mondo da scoprire, visto che non ce l'ho mai avuto. Io ero partito dall'Atari 2006, il mitico VCS Atari 2006, poi Commodore 64 e così via, ma Vic 20 non l'ho mai posseduto e come un attimo di tempo io provo sempre qualcosa di nuovo. Adesso attendere per favore, sta finendo di caricare, facciamo finire di caricare e poi partiamo con il gioco tra un secondo. Eccolo qua, Ginevra. Premi un tasto o fire. Premi un tasto bruciati. Dai, proviamo Ginevra, proviamo Hunchback su Commodore Vic 20. Oh, eccolo qua, ma chi è lui? Ma chi è lui? Non ho mai giocato su Vic 20, è la prima volta in assoluto. Penso che lo conosciamo bene o male tutti, quello che dobbiamo fare, dobbiamo superare appunto questi ostacoli per andare a salvare la principessa. Ma non è assolutamente cosa semplice. Oh, mi sta. Chi sono questi? Sono dei cinesi. Anche il personaggio lì sembra un frate con la faccia da maialino. No, è molto difficile. Non poteva che essere così, però mi sembra molto giocabile. Ottimo. Però perdo le campane. Se perdo le vite, perdo le campane del bonus. Niente. Proviamo ad andare a salvare la nostra principessa. Non so, faccio così, non salviamo nessuno. Allora, aspettiamo che spari, poi saltiamo di là. Bisogna farlo con calma. Non arriva qua il guerriero da dietro a romperti le balle. Boh, chi lo sa. È la freccia a tradimento, c'era anche su Commodore 64 quel livello qua che ti arrivava la freccia dietro a tradimento. Dai, prima partita non è stato male. Andiamo verso Bellatrix perché c'è anche la mappettina sotto. Mi piace come è fatto e soprattutto attenzione qua le corde perché momento corde è sempre fatidico in Ancibok. Oh, grande. Ma poi bello che lui prende. Ah, c'è il cavaliere. No, mi infiltro adesso. No. Ma come fa a venire di qua? Guarda che stronzo. Ma perché a lui si forma la strada? Ma non è giusto. Andiamocene prima che maledetto. Dai, il mio obiettivo è ovviamente salvare Ginevra. Questo è l'obiettivo. Parte cinese. Cinesi quei picconi che vogliono. Oh, grande, è tutta una questione di prendere confidenza un attimo coi comandi. Poi si può fare. Secondo me si può fare. Però se lui non salta, come facciamo a salvare Ginevra? Calma. Con calma, ottimo.
Freccia tradimento. No, no. Troppa fretta. Oh, grande. Oh, grande, grande, grande. Momento corda, che è sempre un momento di grande tensione, ma lui la prende con estrema eleganza, come sempre. E momento piccone. Ma uguale a prima, no, mi spara basso stavolta. E quindi è più difficile, giustamente. No, non fare così, non fare così. Ho qualche piccolo accorgimento da prendere, poi ce la potrei fare. Noi ci riproviamo. Vai, credici che. Speriamo che Ginevra sia un po' più bella di te. Siamo un maialino visto di profilo col cappello da frate. Intanto, nel frattempo, io è arrivato il momento corda. Momento crisi corda è arrivato. No, dai, non fare così. No, ma perché salti? Salti perché. No, mi ha fatto schifo stavolta. Stava arrivando anche il cavaliere, niente. Record 4.900 punti, ma. Non va bene, bisogna superare il momento crisi corda e poi. È molto complesso, però sicuramente. Se l'avessi avuto i tempi, questo. Prendila in testa come solo tu sai fare, con grande eleganza. Se l'avessi avuto i tempi, ci avrei giocato tantissimo perché. Ma che va in culo, perché è molto giocabile. Qui adesso mi sto cercando la morte, perché dopo fretta e non bisogna avere fretta in questi giochi, perché altrimenti. Ma perché? È pixel perfect. Se tutto non funziona correttamente qui Ginevra, meglio che venga qualcun altro a salvarti. Meglio che chiami Artù. Niente. Non riesco a fare una partita decente. Ci riproviamo ancora un paio di volte. A salvare Ginevra poi. Bello però, molto molto bello. Mi piace come è fatto. È stato fatto molto bene. Sul piccolo Vic. Ok, dammi soddisfazioni. Dammi soddisfazioni. Grande. Se fai così non me ne dai le soddisfazioni. Salta, maledetto maialino, salta. Ma perché? Perché? Non voglio arrabbiarmi. Sì. Niente. Record sempre 4.900. Ho fatto meglio le prime partite. Non è ancora l'ultima, ancora un paio. Dai. Questi qua sono i giochi, i classici giochi ancora che non, quando cominci non riesci più a finire. Ma poi si vincono vite, chi lo sa. Sicuramente si vincono vite, ma dovrei giocare un po' meglio e dovrei prendere tutte le campanelle perché se finisco il livello senza morire mi dà una campanella e alla fine mi dà punti bonus che sono preziosi per vincere vite, ma. Dai. Grande. Ma ne manca una, se riesco a fare anche questa senza. Niente, come non detto, senza morire. Ma perché? Perché devi proprio. Niente, è andata così. Vado in crisi in certe parti del livello e. Cara, la mia Ginevra, mi sa che. Dovrei aspettare qualche. Qualcun altro che ti venga a salvare perché. Vai. Niente, no, 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 no. Aspetta, voglio fare una partita decente se riesco, se riesco. Ma qua si perdono le vite con una facilità quando si comincia a perdere vite, che è disarmante. Vai, credici. Perché fai così? Ok, piccati, salta di là. Ok. Non avere fretta. Tanto Ginevra ha tempo per aspettare. Ando chi va a salvarla, Ginevra, se non andiamo noi. Non fare così. Come là sono giù il piccone. Devi saltare subito, sennò ti fregano. Però non è una cosa semplice.
Ok, ho perso un sacco di vite. Questi che mi inculavano sempre prima. Tutta una questione di tempismo, tempo. Tempo e salti giusti. Ma è possibile che non riesca perlomeno a mettere insieme 5 campanelle di fila? Cioè 15 livelli quel gioco qua, eh. È molto più complesso della versione Commodore 64. Ok, ci provo ancora un paio di volte poi. Vai Ginevra, stavolta è partito deciso. Stavolta è convinto. Stavolta ce la fa. Dai, ancora una campanella. Se riesco a fare questo, è come quello di prima, solo che c'è un sasso in più. Non è che. Dai, l'ultimo. Non tradirmi adesso. Ok, adesso prendo il bonus. E faccio un sacco di punti. C'è la freccia a tradimento che mi ha inculato perché. Vai così, grande, grande, grande. Ok. Sono arrivato qua. Non lo so. Prima. Momento suspense corda, ce la fa, ce la supera la grande. Ok. Ho vinto una vita. Sono arrivato qua prima, chi lo sa? Mi sa di sì. Però non avevo preso il bonus, ma no, il bonus campanelle e ho fatto meno punti. E sono a metà strada, più o meno. Dai, grande, grande, arrivava anche il cavaliere. Ma qua sparano due volte. Ok, tanto per complicarci la vita. Complicato qua. Arriva anche il cavaliere a mettere pressione. No, 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 no. Dai, che ce la puoi fare. Devo capire quando. Ma cazzo, è difficile provare. 10.000 punti. E 900. Non è male, ma è difficile l'ultimo. L'ultima perché adesso ho preso mano. Man mano prendo mano. Man mano prendo mano e andiamo a salvare Ginevra. Con estrema facilità, credici. Però è fatto decisamente bene. Ok. Bisogna andare con coraggio, bisogna andare con coraggio quei giochi qua. Sì. Infatti con coraggio si muore. L'ultima, no, questa l'ho giocato proprio da schifo. Anche la musichetta all'inizio, cosa volete di più? C'è tutto. Questa volta. Ok. È tutto superare quelle fasi qua critiche di corde. Perché faccio così? Questo è semplice di livello. Ok. Perfetto. Sto concentrando. No, ma è cribbio, eh. E niente, è andata così. Però è molto bello, mi è piaciuto. Bello, bello Ginevra. La scoperto, no, ero curioso, come sono curioso di vederne ancora centinaia e centinaia di giochi per VIC 20. E basta, basta Ginevra. Volevo salutare e segnalarvi che il mio amico Alessandro Paggi, proprio in questi giorni, oggi che ho visto, ha aperto un canale dove fa vedere, dove parla del VIC 20 come primo video, ha dato una delucidazione generale del mondo VIC, ha spiegato
La nascita ha fatto vedere, ha spiegato quando i suoi genitori l'hanno comprato lui, ha ancora alcuni giochi, ha fatto vedere alcuni giochi, ha parlato delle nuove uscite per Vic 20, perché anche il mondo Vic è sempre in estremo fermento, e l'ha fatto molto bene, è stato molto molto bravo, mi è piaciuto tantissimo, e vi invito ad andare a farci un salto se la cosa vi interessa, se vi interessa il mondo Vic, e sono sicuro che lui porterà ancora cose tanto interessanti, imparerò molto del mondo Vic, e oltre a questo voglio salutare ancora il grandissimo Marco Bergomi, ancora che ogni tanto vado a far visita, anche una stupenda pagina Facebook Commodore Vic 20 Italia, che commento poco ma ci sono, io non sono uno che commenta tanto, ma un grande saluto anche a Marco Bergomi, anche andate a visitare la pagina Facebook Commodore Vic 20 Italia, e saluto tutti gli amici della pagina, ormai vedranno questo video, è stato un piacere, alla prossima, ciao!